Forward 2019, continuiamo insomma ad incontrare i protagonisti, le aziende, i brand che stanno costruendo questo piccolo gioiello dell'innovazione, questo evento supersonico qui a Bologna insieme a VEM. Abbiamo con noi Giampiero De Martino di Panduit e insomma stiamo cercando un po' di capire insieme a loro, insieme a queste aziende, che cosa vuol dire per loro costruire il futuro, costruire concretamente l'innovazione tecnologica sul territorio. In particolare, Giampiero, questa mattina anche Stefano nell'apertura e poi incontrando anche altri brand, si parla tantissimo di cloud, lo dicevamo prima, di big data, di data driven, ecco, di tante cose che stanno sopra, però che non avrebbero ragione d'essere senza un motore dietro, no? In qualche maniera, Assolutamente. senza un qualcosa che li alimenta. Ecco, quello che ti volevo chiedere come Panduit è come cambia l'infrastruttura IT al servizio di queste rivoluzioni devastanti. Assolutamente. Sì, grazie Marco per questa domanda. Stiamo osservando chiaramente le diverse applicazioni, le diverse tecnologie che continuano ad evolvere nel nostro settore. Se pensiamo ad esempio alla stessa intelligenza artificiale che ci permette in qualche modo di sfruttare fino in fondo ed avere dei benefici da macchine che continuano ad Certo. evolvere e che hanno capacità computazionali superiori rispetto al passato. E questo tipo di sistemi sempre di più andranno ad aiutare l'essere umano nel svolgimento del proprio lavoro, quindi non dobbiamo essere spaventati dal fatto che l'intelligenza Abbiamo un artificiale aiuto in più, possa, eh. però chiaramente intelligenza artificiale significa avere la possibilità di poter raccogliere una quantità di dati estremamente importante e che poi risiede in quello che è il noto contenitore dei big data. Dietro questi big data, ovviamente dobbiamo fisicamente predisporre questi dati e queste informazioni in uno specifico ambiente, che è quello del data center, e che deve avere delle architetture sempre di più aperte, quindi per questo motivo ci si avvicina al mondo del cloud computing. All'interno di questa piattaforma non dobbiamo dimenticarci del livello fisico, quindi di questo tipo di piattaforma che in effetti è un po' il sistema nervoso di ogni azienda moderna. Questo tipo di infrastruttura fisica deve assolutamente essere ancora più performante rispetto al passato, deve essere estremamente robusta, deve garantire prestazioni ovviamente Adeguate. esatto, e poi soprattutto deve essere flessibile proprio perché deve poter adottare e adattarsi a quelle che le evoluzioni del settore in qualche modo ci presenteranno d'ora in poi. Bene, grazie Giampiero, carino questo richiamo. Ovviamente, come si dice sempre, noi del cloud, dell'IoT, del big data vediamo sempre l'output che è quello più semplice, no? Però dietro nascondono, ma fino a un certo punto, una macchina molto complessa che bisogna conoscere e soprattutto bisogna costruire con come dire, soluzioni e tasselli efficaci di valore. Ecco, quello che ti volevo chiedere anche qui, come Panduit, qual è il significato della vostra presenza qui insieme a VEM all'interno di questo che è proprio un ecosistema dell'innovazione, no? Beh, innanzitutto ci fa veramente molto piacere ogni volta che VEM Sistemi ci invita in queste occasioni, quando possiamo insieme all'organizzazione condividere momenti nei quali andiamo a divulgare insieme un po' i temi dell'innovazione del settore, soprattutto quando poi siamo invitati in questo evento, quindi nel Forward di quest'anno, nel Forward 2019, continuiamo ad accettare una sfida. E questa sfida ci permette di validare se in effetti la nostra visione del mercato e la nostra missione è allineata un po' con la visione stessa della VEM Sistemi, che chiaramente riconosciamo tra i nostri principali partner, Certo. estremamente preparati in questo settore. E quest'anno siamo presenti e quindi abbiamo accettato la sfida per due specifiche tematiche, dando per scontato che oramai abbiamo consolidato nel tempo la nostra forte preparazione nel mondo dei data center e che mi dà anche la possibilità di ricordare che anche nel corso degli ultimi 2 anni il canale ci ha riconosciuto come miglior vendor dell'infrastruttura fisica a supporto del data center. Ma siamo in questo specifico evento per due principali motivi e per due temi che chiaramente sono in questa specifica occasione, che sono la prima, quella della Digital Factory, quindi avere ormai entità produttive che sono sempre più digitalizzate e automatizzate, e il secondo tema, che è cresciuto tra l'altro fortemente nel corso dell'ultimo anno, quindi dall'ultimo Forward, nel frattempo sono successe tante Tante cose. cose. E il secondo tema è quello del digital building, che ci vede fortemente impegnati anche in quest'area. Tra l'altro, ultimamente beneficiamo anche di standard che sono stati approvati da un paio di settimane, riferendoci ad esempio al Power over Ethernet Plus, che permette di sfruttare la rete per poter anche alimentare, quindi per poter erogare potenze anche fino a 70-90 watt, il che significa che la rete diventa ancora più importante e dentro un edificio sempre più modernizzato e digitalizzato Certo. rivestirà un ruolo sempre più delicato. Bene, bene, grazie mille. Abbiamo incontrato Giampiero De Martino di Panduit. A presto, avanti tutta con VEM Forward. Grazie.